Abbiamo venuto diciamo di queste circostanze e oggi diciamo a questo mezzogiorno, buongiorno e bentornati di questa circostanza nel ristorante che preparo, lei sai, il bagnara con lo chef e la ricciola. Ho stato bene? Benissimo. Nella media di buona parte delle televisioni, diciamo, nostre vicine di click. Buongiorno, bentornati. È mezzogiorno, siamo qui con il nostro meraviglioso mastro cuoco Rocco Ianni da questo pazzesco ristorante e soprattutto dalle antenne di Sud 656 e di Libera 90. Allora, che cosa abbiamo detto? Anzi, per meglio dire, che preparo oggi, mastro Rocco? Hamburger di ricciola. Polpetta. Hamburger. Hamburger. Polpetta hamburghese di ricciola in italiano. Hamburger. Perché sì, polpetta hamburghese. Hamburger. Dai, ci piace così. Hamburghese di ricciola con tutte le robe pazzesche. Dai, ripetila. Lo sto devastando perché gli do i gionchettoni, capito come? Allora, Vai. Inizio. Vai. Per preparare le nostre hamburghesi, la prima cosa che dobbiamo fare è sfilettare una parte della ricciola che poi andremo a sminuzzare. Abbiamo detto stamattina che utilizziamo ricciola perché oggi c'era questa di fresco, altrimenti in ogni caso dobbiamo utilizzare del pesce di grossa dimensione o comunque è più facile chiaramente il pesce di grossa dimensione, vedete, da pulire, da sfilettare, da spinare, bisogna levare tutte le spine oltre che la risca centrale. E mamma mia, dai, detesto gli armi. Questi sono attrezzi di lavoro, beh, non sono armi. Vabbè, però tu le usi come armi. Che facciamo? No, come attrezzi di lavoro. No, non lo so, lavoro. Dai, sì, vabbè, però le usi così. Allora, leviamo subito la pelle. Dopo che ci abbiamo levato la pelle, leviamo tutta la parte centrale. Ecco. Ecco. E abbiamo trovato la situazione. Poi, Puglia. Lo faccio con l'accento della Puglia. Mi viene bene l'accento della Puglia. Perché io giro l'Italia e anche l'Europa e il mondo con i fidanzamenti. Ma... poi leviamo la parte scura che la possiamo o buttare oppure possiamo utilizzare per fare un fumetto che non è il disegno della cartone animale ma è il brodo di pesce, il brodino di pesce che può sempre servire o ti fai la pastina per esempio, no? O lo metti nel succo per esempio, oppure fai un bel fumetto di pesce mettendo dentro all'acqua il pesce, i pezzettoni che non si utilizzano, vero? Sì. Oppure le teste, le lische, come abbiamo sempre detto, una cipolla, una carota, il sedano, un po' di prezzemolo, qualche pomodorino e lo fai blu, lo fai bollire un pochino, poi lo affiltri, è vero? Sì. Bisogna affiltrarlo per bene e poi ci cucini la pasta. E che ti mangi? E che poi? Altro che rispatate e cozze. Hai i limitic. Sì, immagino che c'hai tutte le melanzane. Bene, adesso cosa facciamo? Che stai facendo? Adesso, prima l'ho tagliata a fettine, quindi la devo tritare. Ok. Tritare a mano. Volendo la possiamo fare col tritacarne. Però si rovina. Però a casa, no, si maltratta. Ma a casa non ce l'abbiamo, quindi no, ma poi si maltratta. A mano dobbiamo invece fare. Se lo facciamo a mano viene fuori un po' grossolano, un po' così e poi si fa tratta, bene, vero? Bene. Bravo. Perché allora, nel tritacarne si ovviamente si possiamo usare pure degli scarti. Ma perché dobbiamo usare gli scarti? No, certo. In cucina ricordiamoci sempre se ci rimane
un po' di pesce, se puliamo una fettina. Non brandire il coltello, c'ho paura. Se. Quindi. Tu brandisci il coltello. Ecco, però vedi. Anche se abbiamo degli scatti di pesce. Essendo che si deve tritare, se ci sono delle parti tagliate male, quando si pulisce rimane qua nella. La parte piccola. Ecco, nelle spine, rimane sempre un po'. Ah, ecco, vedi quella roba lì, tiriamola. Volendo, si può tirare si via. Si pulisce, buono. Capito? Sì, sì, tutta qua. Quella roba là. Ok, si tanto, trita. Tutta roba buona. No, tranquillo. Ma io voglio vedere come l'imbasto questo qua. Come l'imbasto era? Il mastro chef Rocco Ianni del ristorante Le Sai di Bagnara Calabra 0966474412. Dopo che ha fatto tutta questa sorta di fatica, manchi che, come imbasterà per preparare l'hamburghese? Gli mettiamo un po' di pepe nero. Sì. Un po' di sale. Sì. E del prezzemolo e del basilico. Tritati ovviamente. Sì. Impastiamo. Volendo anche la cipolla. Volendo anche la cipolla. Sì. No, la cipolla adesso. Volendo si mette anche la cipolla tritata. È vero. Però in questo caso noi la cipolla la usiamo assieme al peperone per fare il nostro agrodolce. Ok. Che poi ci servirà per preparare una salsina da mettere dentro il nostro, diciamo, panino con l'hamburger. Che meraviglia, ragazzi. Io già sto godendo. Ecco qua. Ecco. A me così piace di più perché, capito, rimane un po' un tagliato. Tipo una tartare. Bravo, una tartare. Questa poi va saltata chiaramente in padella. Buono. La facciamo tipo arrosto alla griglia, sì, come sì. Facciamo un pezzo di pesce. Bene. Normalmente. Allora. Questa è già lì. Questa è già pronta. E uno, e due, e tre. Bene. Io già, guarda, non vedo l'ora, già la mangerei cruda in realtà. Però oggi mi trattengo. Per lavare le mani. Bene. E per lavare le mani, caro, uso. Sai cosa? Il nostro sapone liquido della linea Bellezza della Natura dell'Olearia San Giorgio. Che bel ritrovato! E ritornare al vecchio utilizzo che si faceva ai tempi già dell'antica Roma dell'olio extravergine d'oliva che veniva utilizzato all'epoca più come, lo sai, no? Base per balsami, per creme, per il corpo, per il viso, insomma, ti per la pulizia. Davanti. Prego, vieni. Che addirittura non per mangiare, per condire. E la grande intuizione di Mimmo Fazzari è stata proprio quella di affiancare alla produzione dei grandi oli extravergine di oliva, l'ottobratico, l'aspromontano, e anche alla produzione di olive in salamoia, di patè, eccetera, anche la linea cosmetica e sanitaria. Bene. Che stai facendo adesso? Bene. Hai tritato il prezzemolo. Ne mettiamo un pochettino nell'impasto. Adesso qualche fogliolina di basilico. Che ci serve anche questo per impastare. Quello lo teniamo perché poi servirà. Poi ci servirà per altre per la decorazione, per le cose. Infatti, la cosa importante è che in cucina non bisogna mai avere fretta. A volte ci serve quel pizzichino di prezzemolo che abbiamo tagliato, il resto lo buttiamo per fare. No, teniamolo fino alla fine della preparazione. E poi consideriamo anche che possiamo tenerli anche fino a fine giornata, perché in frigo si mantengono, perché possono sempre servire. Non va sprecato nulla, ragazzi, mi raccomando. Ecco, perfetto. Arrivare fino all'utilizzo totale di tutto quello che è ingrediente, mi raccomando. Ricordatevi un'altra cosa. Il pepe. Quello che mi sta passando davanti, no? No, dietro. Dietro. Quello che il giorno prima. Passare. Ah, certo, che ti vuoi pure fermare, che devi fare? No. Non ho capito, il giro in giostra. Quello che il giorno prima era a avanzo, il giorno dopo deve essere ingrediente. Bene, cosa sta succedendo? Guarda. Eccolo, adesso abbiamo tritato il
pesce, in questo caso la ricciola, e poi lo chef, il nostro amico meraviglioso Mastro Cuoco Rocco Ianni, ha messo il sale, un po' di pepe nero, il basilico e il prezzemolo. Questo adesso, eccolo lì, viene rigirato. Il sale già comincerà a cuocere un po' la carne, ad insaporirla, la facciamo riposare, ecco. E intanto noi passiamo alla lavorazione del peperone. Ci prepariamo la nostra salsina. L'hai scelto rosso per i colori, vero? Sì, sì. Una cosa importante è che quando, per rendere più digeribile il peperone, noi dobbiamo eliminare quanto più possiamo, intanto tutti i semi e poi anche la parte chiara, no? Questa parte che voi vedete qui, centrale, non ce l'ho il coltello, no. Vedete questo qua, questa parte centrale, facciamo così e la eliminiamo, ok? Ecco fatto. Bene, adesso lo fa anche il nostro Rocco, vedete il Mastro Cuoco, via, eliminata, che è la parte meno digeribile. Allora, cosa succederà adesso di questi peperoni? Allora, intanto li tagliamo a cubetti. Sì. Per saltarli in padella con un filo d'olio e la cipolla. Sì. A un certo punto possiamo... Chissà come mai quella è la parte meno digeribile, boh. No. Non sappiamo. Allora, tagliamo a cubetti il peperone intanto. Cubettini. Più piccoli sono e prima ci sbrighiamo con la cottura, in realtà, questo è il segreto, eh? Ecco fatto. Tiè. Prima a listarelle e poi a cubettini. Che buoni che sono i peperoni. Poi c'hanno sto profumo, eh? Che buoni che sono. Allora, anche il peperone è già tagliato, ci prepariamo praticamente tutto. Adesso peliamo la patata pure, sì? La patata la lasciamo con tutta la buccia. Ah, con la buccia, però la facciamo a fettine sottili. La cipolla, eccola lì. Allora, la cipolla chiaramente possiamo utilizzare le cipolle che meglio ci piacciono. Quelle bianche, queste dorate. Ancora non è il periodo delle cipolle della di Tropea, cipolla di Tropea, no. Però già cominciamo a vedere i cipollotti, no? Gli scalogni, anche i cipollotti freschi. Io preferisco sempre quelli alla cipolla, ecco, per esempio questa dorata è molto forte, sì. E dà una sua presenza. Ecco, chiaramente in questa preparazione va bene anche questa dorata, per il semplice motivo che la cottura come si dice, in agrodolce, smorzerà molto, certo, il gusto, perché l'aceto, lo zucchero, insomma, smorzeranno molto il gusto. Allora, la patata, come taglieremo le patatine? Sottili. Avete presente le patatine comprate in busta? Ecco, noi faremo quella roba lì, ma fatta in casa. Quindi, proprio sottile sottile. Guarda lì che meraviglia. Io mi sto trattenendo dal mangiarla cruda, lo sai, no? No. Che bello. E poi la patata a zucchero, cioè è tutta amido. E si trasformerà in zuccheri. Che si trasformerà in zucchero. Ecco perché non bisogna mai abusare, come in niente. Troppa carne fa alzare l'azotemia, troppi zuccheri fanno alzare la glicemia, troppi grassi ci distruggono con colesterolo e trigliceridi. Occhio veramente a misurare l'apporto. Cioè mangiare tutto ma con parsimonia. Io devo diminuire un po' i formaggi. Ne mangi tanto. Ne mangio tanto. Allora. Mangio tanto di tanto io. Queste sono le patate. E anche le patatine sono state tagliate e approntate. Bene.
Allora, questi li tiro andiamo via? Andiamo, sì, vado a preparare. Tu adesso vai in cucina? Sì. Allora, questa la possiamo togliere. Mettiamo qua. Padella di ferro, olio extravergine d'oliva. Qua prepariamo il nostro agrodolce. L'otto pratico per preparare l'agrodolce, peperone e cipolle in agrodolce. Prendiamo i piatti e cominciamo a preparare i piatti. Tiè. Bene. Perché poi che cosa fai? Li frulli? L'agrodolce? Sì, sì, sì. Frulliamo, già abbiamo preparato il... Visto che ti sei già preparato. Sì. Tieni. Grazie. Prego. Slurp, slurp. Ecco che nell'olio bollente sono finiti i peperoni e la cipolla. Adesso li facciamo soffriggere un po'. E poi aggiungeremo un pizzichino di sale, lo zucchero e l'aceto. Ecco qua. Eccola. Quanta cottura, chef? 5 minuti e siamo pronti. Cioè 5 minuti bastano? Basta. Per l'agrodolce? Allora, un pizzico di sale. Infatti, la cosa importante, quello che vi dicevo, che vi dico sempre, è che nulla va stracotto. Il peperone, quando è saltato e fa una cottura di 5 minuti assieme alla cipolla e agli altri ingredienti, ecco che adesso vedete, ci va lo zucchero, un cucchiaio di zucchero. Un cucchiaio di zucchero. Dicevo, quando le verdure hanno raggiunto quel grado di, no, scrocchiarello e fuori e morbido dentro, sono già cotte, non bisogna esagerare, altrimenti poi perdono tutti. Lì cosa stai facendo? Adesso ho messo a friggere le patate. Le patate. Ecco qui, praticamente quasi cotti, quindi a questo punto che fai? L'aceto. E li portiamo a cottura. Facciamo asciugare l'aceto e siamo e sono pronti. Cotti praticamente. Sì. Pensa te. Allora, qua abbiamo le nostre patatine. Intanto tu stai friggendo le patatine che verranno proprio come quelle comprate in busta. Quindi tanto vale solo farsele a casa. Scusa. Stai friggendo in olio vergine d'oliva, chiaramente. La confezione, vedete, la lattina da 5 litri dell'olio aspromontano dell'olearia San Giorgio, molto comoda e peraltro di grande utilità perché sappiamo di avere in casa il quantitativo giusto se decidiamo di fare una bella frittura. Senti che profumo intanto, guarda lì, le verdure hanno raggiunto un colore proprio, eh? Perché poi l'aceto esalta la cottura. Sì, è vero. L'aceto esalta la cottura, guarda, esalta il colore. Guarda, 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 guarda. Che bello. Quasi un peccato di ridurle in crema, però è anche vero. Che profumo. Eccole là le nostre patatine che già escono dall'olio. Capisci perché io poi non mi trattengo e magno? Sì, sì, quelle servono tutte. Come no? Chi è? Non ci vuole niente a fare. Cioè, una patata
medio piccola, arreso. Ora vi faccio vedere. Allora togliamo l'olio. Questa padella è arroventata, quella nera, eh? Sì. Sale. Gliele mostri un attimo a Sì, Sandro. Un attimino che intanto metto il pane a grigliare. Una sola patata, medio piccola, ha reso praticamente quello che è una bustina di patatine. Solo che una bustina di patatine costa quanto un chilo di patate. Non sappiamo quello che c'è dentro. E non sappiamo dove, come e se sono state fritte e in che olio. E invece guardate il colore d'oro di queste patatine fritte fatte in casa. Che dite? Che magari uno si passa il tempo, in una mezz'oretta si frigge tutto quello che deve, che servirà per un pomeriggio di bambini che magari mentre studiano acchiappano la patatina che fanno allora, scrocco. Questi sono pronti. Mi servono le patatine. Una! Devo fare i piatti. Mamma mia! Allora, il nostro pane buono. È stato abbrustolito. Il pane è già bello abbrustolito. Carmelo, per favore, mi prepari sta... La padella. Mi serve la padella. E intanto prepariamo i nostri hamburger. Prepariamo gli hamburghesi. Sì. Le polpette hamburghesi. Prendere una cosa. Va, viene. Forse dobbiamo aprire... Che dobbiamo aprire? L'aria. L'aria, la caffa. Allora, per fare gli hamburger possiamo usare la macchinetta. E noi ce l'abbiamo. Non l'abbiamo usata perché in casa non c'è. E quindi basta un coppa pasta. O un coppa pasta, o un bicchiere. Certo. Facciamo uno strato di pesce o di carne, quello che è, e li tagliamo. Sì. Va bene. Io in questo caso utilizzo il coppa pasta e gli diamo la forma che vogliamo. Vai che intanto io prendo delle cose. Qua. Pressiamo così si attacca tutto. Allora, poi togliamo e abbiamo il nostro hamburger. Bene. Eccoci. Ah, vedi? Chi ci vuole a fare un hamburger? La cosa importante dell'hamburghese è che praticamente non è impastato come la solita polpetta con l'uovo, pan grattato. No. È semplicemente pesce o carne pressata, ecco, e diciamo insaporita con erbe e con... Ma come vogliamo, come se, ci pare. Se vogliamo mettere, come abbiamo detto prima, la cipolla, se vogliamo mettere l'aglio. Della polvere di aglio. Anzi. Anche. Senza mettere l'aglio. O il curry o lo zenzero. Quello che ci pare. Tiè. Qua abbiamo, vedi? I nostri hamburger. E anche la cottura è facilitata perché questa proprio deve cuocere solo quello. Poco. Nel frattempo non c'è la cottura io dell'uovo e l'amalgama, eccetera. Mi preparo la salsa. Ecco, prepara la salsa. Stavo guardando perché non si poggiasse nulla, insomma. Ti posso lasciare un attimo da solo? Devi. Oppure non... Non che. Non rimane niente nei piatti. Tranquillo, tranquillo.
prego. Eccolo. Passo. Allora la fai apposta. Sì. Tutti gli stessi sono questi mastri cuochi, eh? Tutti uguali questi mastri cuochi, ti passano davanti, eh? Guarda te, che meraviglia. Buono. Allora, come hai visto, non l'abbiamo passata. Perché no. In questo caso vogliamo sentire quei pezzettini. Bravo, di... Bravo, voglio sentire. Di peperoni e cipolla. Agrodolci. Io già solo questo. Già solo così. Mamma che meraviglia, questo me lo tengo perché mi servirà quanto prima. Allora, cosa stai facendo lì? Ah, stai riscaldando la padella. La padella che adesso andiamo a preparare. Perché quelli proprio, come si dice dalle, dalle parti mie... Una votata e una girata. Bravo. Una votata e una girata. E poi si mangia. Si mangia. Si mangia. Tutto si mangia. Bene. Mettiamo un filino d'olio. Un filino d'olio. Extravergine tanto d'oliva. Per certo. Ungere la padella. La stavo preparando da mettere qua sotto. Allora, intanto prepariamo i piatti. Uno. Mamma mia. E uno il tuo. Ma che bontà. Ma che cos'è quella robinella? Guardala. Ecco, guardala! Tu dici che ne rimane di queste patatine? Certo, dopo dici. Ma tu perché non guardi... Tu quando friggi il pesce devi guardare il gatto. Ma il gatto devi guardare. Io lo guardo il gatto. Il gatto devi guardare. Isidor. Oppure puoi friggere il gatto mentre guardi il pesce. Che dici Carmelo? Forse me. Secondo me. Mancano 2 minuti, caro. Siamo pronti. Già pronti. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. Hai visto il festival in questi ultimi periodi? Io no, perché guardo sud. Ma poco, ma quasi niente. Ho visto qualcosina, ma così. Ma non lo di devi passaggio. Vedere. Ecco, tra un programma di sud e l'altro, vero? Di passaggio. No, io manco di passaggio. Eccolo. Senti, ma per questa ricetta che vino mi consigli? Usiamo ancora del rosso. Un'armagia di Criserà. Fate un salto in enoteca a comprare una buona bottiglia di armagia della produzione Criserà. Della grande famiglia dei Criserà che fanno vino da una vita. Proprio così. Ma così proprio a farsi male. Quasi una conchiglia diventa, capito? Come? L'olio. L'olio. Filino di olio. Filino. Vabbè, no, io dico un filino, però più ce n'è meglio è. E poi. Pepe nero. Esasperiamo la presenza. Poi. Accompagniamo così. Con un po' di patatine.
la patatina. Quindi bene. Sì, sì, presenti quello? Ok. Vai, presenta, presenta. Hamburger di pesce con patatine e peperoni e cipolle in agrodolce. Io assaggio, eh? Il pane lo devi tagliare. Il pane lo mangio così. Buono. Ammazza che buono, ragazzi. Buono, buono, buono. Questo. Le patatine. Noi ci vediamo domani, ciao. Ciao. Mamma che bontà. Buono, da morire.